amici, subito mettetemi dislike, ragazzi, tipo adesso sto fermo 5 secondi. E nel frattempo voi dovete mettermi dislike a sto video. Ok, l'avete messo, ragazzi. Questa volta tipo è la prima volta che vi chiedo di mettermi dislike al video, perché semplicemente quei due tumori di Bratt e Jumbo, che ormai tipo non sanno più che fare, dopo il video una gara di likes di quello sfigato di Jumbo Drillo, per far capire a tutti i fan che tipo noi facciamo la gara di chi fa più like. Oddio, ma è tutto luminoso, non si vede niente. Ma continua a prendere... Ma c'è un nemico là. Jumbo tipo voleva fare questa gara di like, continua a farla tuttora adesso. Solo che adesso io faccio più o meno 400-500 like ad upload, e Jumbo ne fa 212 più o meno. E ogni volta che io e Jumbo carichiamo lo stesso giorno finisce così. Jumbo che mi scrive: Gio, ti prego dammi un paio di tuoi iscritti, non ce la faccio più andare così male sul canale, penso che prima o poi quitterò. E io ovviamente godo come un maiale. Questa è collateral, non me l'ha data. La frase "non me l'ha data" è una frase che dico spessissimo, soprattutto riferito alle tipe. Comunque questo video sta degenerando. Allora ragazzi, io, Jumbo e Vrat abbiamo deciso di caricare tutti quanti lo stesso giorno un video dove chiediamo dislike. Chi prende più dislike vince. E tipo loro me l'hanno chiesto di fare questo video. E tipo adesso che io con la di Faze e Faze Giotto, che è successo tipo un casino, io mi sto prendendo già di via un sacco di dislike, nonostante abbia risolto con Blur in chiamata privata e tutto. Non mi sto prendendo lo stesso dislike. E loro tra l'altro mi hanno chiesto: dai Gio, facciamo un gara di dislike, ok? Penultimo video che ho caricato ne ho presi 300, l'ultimo 50, dai cazzo. Della serie hanno già perso. Allora ragazzi, con tutti i profili che avete, tipo mettetevi un sacco di dislike, non mi offenderò mai. Ora c'è la feed lì, attenzione. Cioè tipo in questo video sono tipo tutto esuberante come Famijay, ragazzi, dai facciamo altri video. No, perché più che altro tipo io, come vi ho detto, mentre voi state vedendo questo video, che se mi sa che uscirà mercoledì, io sono a Rimini al bagno 90, ragazzi, quindi venite in spiaggia al bagno 90 e facciamo un video insieme, parliamo un po', fatemi vedere un po' il pisello, perché mi piacerebbe vederlo di tutti. E quindi ragazzi, se magari non avete mai messo dislike a nessun mio video, vi voglio bene, cosa che neanche io ho fatto, perché di solito non le metto anche io dislike. No, ovviamente scherzi, dislike li metto solo a Jumbo e Bra. E quindi ragazzi, tipo dislike, buttatemi sto video a bestia, cioè non vi preoccupate, inviatevi tutto sto link, cioè il link di sto video a tutti i vostri amici dicendo: oh, mettete dislike al figlio di puttana negro bastardo. Cioè potete insultarmi, fare quello che vuoi sto video, cioè è il video del degrado questo, potete fare tutto quello che volete sotto sto video, frega cazzi. Però una cosa, un'altra cosa che vi chiedo tipo in descrizione, no non è vero, non metterò nessun canale, non metterò i video di quei due facce di minchia in descrizione. Se avete voglia andate sul loro canale di Jumbo e di Vrat e lasciategli like a quei facce di merda, lasciategli like, così almeno loro si prendono like, io prendo i dislike, sono felice perché li batto. E adesso sfido in live Vrat e Jumbo a una challenge: quello che prenderà meno dislike di tutti dovrà fare un video dove si spalma il ketchup in faccia e si beve un uovo crudo. Ragazzi, se questo video prende più di 500 dislike, chi perde dovrà fare questa specie di challenge. Guarda, siamo in un triplo. No, sono deficiente. No, sono un pirla, raga, che cazzo. Questo video l'ho voluto chiamare una community di dislike 2, perché io avevo già fatto il primo episodio di una community di dislike, che era un video serio quello. E ho detto: vabbè cazzo, approfittiamone per diciamo creare la voglia di aprire il video ai fans. Perché quello è stato uno dei video con più like del mio canale, quindi ho detto: cazzo, è giustissima sta cosa che sto per fare. E ragazzi, comunque la clip che avete visto all'inizio l'avevo fatta ieri su Ghost, ieri così la stavo registrando. Vi porto quindi anche feed editate. Comunque sta cosa che vi continuo a portare clips editate, uno mi sorprende anche a me, perché tipo mi chiedo: ma dove le trovo tutte queste clip che ho nel computer da far vedere ai super fans? E secondo, mi piace anche editare, quindi mi piace farvi vedere gli edit, mi piace sentirmi dire: oh Joy, ma editi benissimo anche se non sei editor. E tipo, il cazzo mi viene durissimo, raga. Comunque raga, facciamo così: se questo video entro domenica sera alle 23:59 ha preso più dislike di tutti e tre, giriamo la cosa. Diciamo che quello che ha preso meno dislike domenica alle 23:59, come ho detto prima, dovrà pubblicare un video entro settimana prossima dove lui si dovrà salmare il ketchup in faccia verso un nuovo crudo. Ragazzi, lancio questa sfida sia a Jumbo che a Bratt, sti facce di merda non la sanno, Killcam di giù ovviamente. Riusciamo a fare questo qua sarà un altro episodio di Road to Killcam. Eccola qua la Killcam, finito il Road to Killcam. E nulla ragazzi, il video può finire qua, spero vi sia abbastanza divertito. Comunque voi tipo adesso mi state vedendo con una felpa e direte: Gio, ma cazzo, dici che abiti in Africa e porca puttana stai in casa col
col cazzo di golfino. In realtà no, ragazzi, in camera mia ci sono 18 gradi, meno 18 gradi, che ho il condizionatore puntato in faccia e sto congelando. C'è tipo il cazzo con tutti i peli sulle palle, che sono tutti i peli dritti, e le palle sono più ruvide, tipo del, non lo so, della testa di qualche pelato con un po' di capelli. Dopo questa fine del video bruttissimo, ragazzi, vi dico, vi ripeto, di lasciarmi un bel dislike. Se comunque ancora non mi avete aggiunto sul profilo PSN Gioiotto, aggiungetemi. Se volete sapere il nome di qualche canzone, comunque in descrizione troverete sempre tutto di tutti gli edit che ho fatto. E nulla, ragazzi, ricordatevi il bel dislike a sta faccia di merda. E nulla, ragazzi, da giù è tutto. Bella.